Oggi attivisti di Greenpeace hanno piantato 2000 croci al Circo Massimo. 25 anni fa, il 26 aprile del 1986, avveniva il più grave disastro nucleare della storia civile, Chernobyl. Purtroppo nel 2011 abbiamo avuto un altro grave incidente a Fukushima, in Giappone, che ci mostra ancora una volta come il nucleare non può rappresentare una fonte sicura di energia. È paradossale che a meno di due mesi dal referendum del 12 e 13 giugno, gli italiani ancora non sanno se verranno chiamati a decidere su un tema tanto importante come quello del nucleare. Il governo sta chiaramente cercando di sabotare il referendum sul nucleare, perché sanno che gli italiani non vogliono il nucleare. La lezione di Chernobyl, come quella di Fukushima, ci insegnano che il nucleare non è e non può essere il futuro. Il futuro sono le fonti di energia sicure e rinnovabili.